Questa è una città particolarissima, dove non c'è stato un proletariato, diciamo, industriale. C'era un proletariato artigiano che ha dato vita alla città. Ora, questo proletariato artigiano è stato compresso durante il periodo del fascismo. Quindi la liberazione per noi è stata la liberazione da questo tipo di oppressione che c'era durante il periodo del fascismo e quindi una ripresa di antica libertà, perché la città dell'Aquila è la libertà contro il regime feudale. Quindi c'è una storia particolarissima, le storie locali molte volte contraddicono le storie generali. Questo è un caso tipico proprio di libertà compressa, che invece era una libertà che vive fin dalla nascita della città. Fu un movimento di popolo, la liberazione, la resistenza. Certo, anche io l'ho vissuta, perché a un certo momento proprio c'era una contrazione della vita. Quel periodo è uno dei più oscuri della nostra esistenza. Pensate che tutto ruotava intorno alla linea di difesa che si faceva da parte dei tedeschi. Quindi qua si faceva una seconda linea di difesa. Quindi la città visse questa specie di tragedia, di città di retrovia, diciamo. Poi invece tutto si risolse con una fuga verso la linea gotica, praticamente, quindi fu abbandonato. Quindi noi fummo salvi proprio per questo motivo. E quindi vi fu, pensate, quando arrivarono le truppe del corpo italiano e le truppe della Ottava Armata, si fece l'arco di trionfo. L'Aquila costruì un arco di trionfo per il corso e le truppe inglesi e le truppe italiane del corpo che affiancava, che si era ricostituito, sfilarono sotto l'arco di trionfo. Per ricostruire l'Aquila, veniamo un po' ai giorni nostri, servono dei liberatori che arrivano, dei ricostruttori, oppure dovrà essere anche un qualcosa che nasce dal basso? Deve sempre nascere dal basso, però noi ci troviamo di fronte a una realtà incredibile, completamente nuova. Cioè, ricostruire una città. Non esiste un prototipo, non esiste un modello. Allora, bisogna innanzitutto promuovere degli studi dal punto di vista storico, geologico, urbanistico. Quindi è necessario che ci sia una legge di scopo, perché non ci sono risorse in loco per poter ricostruire una città del genere. E allora, siccome non ci sono le risorse in loco, deve intervenire il potere pubblico dello Stato, perché questa è una città che ha una sua importanza, tanto importanza dal punto di vista urbanistico, e va per tanto salvata, per quello che può essere salvata.